Eccoci qua, come vi avevo anticipato, il nostro spazio con lo SPCGL del Veneto. Renato Bressan, segretario regionale, è di nuovo qui con noi. Ben ritornato, segretario, come sempre dalla sua Tornate voi. sede. Allora, lei proprio fresco fresco da un incontro che si è tenuto per parlare della negoziazione sociale, che ha un ruolo molto importante, che tradotto in termini comuni cosa sta a significare? Quindi possiamo parlare anche di un bilancio di un anno passato e di presupposti per quello che sta, in virtù di quello che sta succedendo per l'anno a venire, l'anno in corso, anzi. Sì, oggi abbiamo presentato i risultati dell'osservatorio sulla negoziazione sociale in Veneto. È un osservatorio che abbiamo sia noi del Veneto, ma c'è anche un osservatorio nazionale dove confluiscono tutti i dati delle varie regioni. La negoziazione sociale, sostanzialmente attraverso l'osservatorio, recupera tutti quelli che sono i verbali di incontro, di accordo, i protocolli che facciamo a livello nazionale e che facciamo anche nella nostra regione. Devo dire che il Veneto, assieme alla Lombardia e all'Emilia-Romagna, sono le tre regioni che maggiormente esprimono un numero particolarmente elevato di verbali. Abbiamo, tra virgolette, chiuso il 2019 con 145 accordi, ma sappiamo che una serie di altri accordi, di incontri che sono stati fatti nel 2019, i verbali sono ancora in giro, che girano negli enti locali per le ovvie ragioni rispetto a quello che è accaduto, e quindi noi ci auguriamo che ben presto riusciamo a recuperare anche quelli. Quindi un dato assolutamente importante, positivo, segnalato peraltro anche dalla presenza della segretaria nazionale che era in videoconferenza con noi, Daniela Cappelli, e oltre al numero, che comunque ad un certo momento lo stesso numero fa anche qualità del prodotto, abbiamo segnalato tutti i temi su cui ci siamo impegnati assieme alle amministrazioni locali, alle ULS, alle strutture residenziali, cioè con tutte quelle strutture che utilizzano il denaro pubblico e quindi anche il denaro dei pensionati, dei lavoratori dipendenti, eccetera, e che lo trasformano da tributi in servizi sociali dedicati ai cittadini. È una discussione che va avanti e che facciamo ormai da molti anni con le amministrazioni locali. Tra l'altro, uno degli accordi fatti è un protocollo che abbiamo raggiunto anche con l'ANCI del Veneto verso la fine dello scorso anno. E quindi, insomma, cerchiamo di orientare al meglio le risorse e indicando, come dire, quali sono gli ambiti entro i quali bisognerebbe meglio utilizzarle, possibilmente sapendo che ovviamente tante sono le richieste che arrivano non solo da noi, ma anche dalle categorie economiche. Però noi consideriamo che, siccome tra lavoratori e dipendenti è un dato che segnaliamo ogni volta agli amministratori locali, facciamo l'85% della base imponibile da dove si prelevano le risorse, beh, quindi credo che abbiamo, come dire, un qualche diritto a Eh sì. chiederne anche che quelle risorse vengano trasformate a favore di queste persone. Che cosa è stato trasformato e in che cosa, tra l'altro? Quindi quali risorse hanno avuto un utilizzo che per voi è stato significativo e dove invece ci sono riscontrate delle lacune? Ma diciamo che la maggior parte, come dire, degli accordi di verbali si focalizza soprattutto nell'ambito sanitario, socio-sanitario, per quanto riguarda gli enti locali, e quindi parliamo in buona sostanza dei servizi di assistenza domiciliare, dei pasti a domicilio. Parliamo, come dire, di una serie di reti di servizi che poi si collegano anche, come dire, a quelli che vengono erogati dai distretti sanitari, a partire dall'assistenza domiciliare integrata, ma poi parliamo di scuole, parliamo di trasporto pubblico locale, e cioè di come tentiamo in qualche modo di servire anche le zone più periferiche delle nostre città, dei nostri comuni, magari anche con fasce agevolate rispetto ai meno abbienti. Sono
Cioè, parliamo anche di tutta la parte tributaria e quindi chiediamo spesso alle amministrazioni che, ad esempio, il pagamento dell'IRPEF comunale sia progressiva e non sia fatta solo con le aliquote uniche, perché abbiamo redditi diversi e quindi, come dire, dobbiamo articolare in maniera diversa anche i prelievi. Chiediamo che ci siano delle soglie di esenzione dedicate a queste persone, soprattutto a quelle che magari come i pensionati spesso viaggiano con 600-700 euro al mese, quindi chiediamo di esentarli per quanto possibile. Ma lo stesso riguarda anche altri tributi, pensiamo all'IMU, ma pensiamo anche, come dire, a tutta una serie di altri servizi dedicati alla popolazione, alle famiglie e soprattutto per quanto riguarda i figli, la didattica e così via. Quindi un ampio spettro di ragionamenti e non trascuriamo nemmeno la parte legata, come dire, a quelli che sono gli appalti che vengono dedicati, perché lì cerchiamo di fare in modo che le amministrazioni, nel momento in cui appaltano dei servizi, ci sia la garanzia che quei servizi siano di qualità e soprattutto nel rispetto delle norme contrattuali, nel rispetto della sicurezza per i lavoratori e così via. Quindi praticamente un po' tutte le funzioni di cui sono, diciamo, tra virgolette, proprietari gli enti locali. Ecco, quindi è un lavoro che facciamo ormai da molti anni e diciamo che, insomma, anche questo lavoro serve a migliorare la qualità della vita delle persone che rappresentiamo. Ci sono delle aree provinciali dove ci sono fatte cose, dei comuni dove si sono fatti dei progetti importanti, significativi, ci sono situazioni diverse a seconda dei territori regionali oppure tutto sommato l'ambito è omogeneo? Questo è un lavoro che stiamo adesso cercando di fare, cioè di raccogliere le cosiddette buone pratiche. E noi abbiamo ad esempio comuni dove siamo riusciti a portare la soglia di esenzione a 15.000 euro, quindi questo vuol dire in buona sostanza che tutti coloro che ricevono un reddito annuo fino a 15.000 euro non pagano l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Vi sono altri comuni dove abbiamo fatto delle intese, ad esempio sugli orari articolati per quanto riguarda gli asili nido, in modo da poter dare la possibilità alle famiglie di potersi articolare meglio tra l'impegno scolastico degli asili dei bambini con il loro impegno di lavoro. Lo stesso anche per quanto riguarda, come dire, i servizi di assistenza proprio domiciliare, dove abbiamo magari laddove ce n'è maggiormente necessità ampliato le fasce operative. Quindi, insomma, di accordi di questo genere, di buone pratiche, ce ne sono tante. Le stiamo peraltro, ripeto, raccogliendo perché vorremmo tentarle di metterle a disposizione, non perché un territorio è uguale a un altro, ma perché possono esserci degli spunti che interessano magari anche altri territori. Assolutamente. Un'altra cosa, un'altra questione che comunque sempre l'avete affrontata anche di recente è quella delle case di riposo. Qual è lo stato, il stato dell'arte? Lo stato dell'arte, purtroppo, delle case di riposo lo sappiamo, lo stato dell'arte che è assolutamente penoso solamente per la contabilità, purtroppo, dei morti che dobbiamo registrare anche in Veneto, nostro malgrado, e non solo in Veneto, ma sappiamo che ci sono anche situazioni più acute da questo punto di vista. Basta pensare anche alla stessa Lombardia, che c'è molto vicino, dove ci sono indagini della magistratura che vengono fatte in maniera puntuale e precisa. Certo che lì abbiamo detto che bisogna stare molto molto attenti. Gli incontri anche con la Regione Veneto sono incontri che vengono fatti proprio per dire alla Regione: guarda, che l'idea per la quale le strutture residenziali non sono tue, questo, come dire, non ti toglie da una responsabilità legata soprattutto alla legge sull'accreditamento che la Regione fa presso le strutture e a una vigilanza che si deve avere comunque come Regione, come Stato, dentro alle RSA e quindi dentro alle nostre strutture residenziali. Quello che sta purtroppo accadendo è gravissimo e noi ci auguriamo, come dire, che ben presto si riesca ad arrivare ad una soluzione, una messa in sicurezza degli operatori, ma soprattutto dobbiamo salvare le vite umane, che è la cosa assolutamente, come dire, più importante per noi. E
E come abbiamo detto fin da subito, non dobbiamo pensare che sono persone anziane che magari avevano già qualche patologia e che pertanto ci laviamo l'anima così. Assolutamente no. Anzi, come dire, quelle persone hanno tutta la dignità di essere persone umane che hanno il diritto di poter vivere in serenità, in tranquillità e anzi proprio a loro, perché sono i più fragili, dobbiamo avere un'attenzione in più. Ecco, questo è importante perché il fatto che comunque ve ne occupiate, continuate a stimolare per trovare delle soluzioni, quindi tenere i fari puntati è significativo anche per tutti i parenti di queste persone che sanno che comunque non sono dimenticati, ma c'è un'attenzione particolare nei loro confronti. Dopo i problemi più importanti strutturali di organizzazione dovranno riessere affrontati, no? Certo. Quindi questo è significativo. Che cosa vi proponete, vi aspettate per i mesi a venire a questo punto, nell'ambito invece della contrattazione sociale? Quindi c'è qualche progettualità, qualche proposta significativa che riguarda certi ambiti in modo particolare? Beh, oggi ovviamente, dopo aver fatto un po' il resoconto, diciamo, del 2019, ci siamo concentrati sulla nuova fase. È chiaro che siamo stati catapultati tutti in un nuovo mondo, non ce lo aspettavamo. Possiamo tranquillamente dire che il genere umano, una cosa di questo genere, non l'aveva mai vista e non l'aveva mai vissuta. Quindi anche le nostre strutture, come erano organizzate fino a poco tempo fa, quel tipo di organizzazione noi abbiamo dovuto modificarla in termini molto veloci, molto rapidi e soprattutto, vi assicuro, con un impegno anche formativo a Ah, partire, sì. come dire, dall'utilizzo, ad esempio, di queste piattaforme per le videoconferenze, dove solo magari alcuni lo facevano, ma la grande massa dei nostri collaboratori, segretari e quant'altro non erano abituati. Pensiamo ai stessi pensionati che non sono certo degli attivisti digitali, ma che invece stiamo scoprendo che un po' alla volta anche loro tutti quanti Sì. si stanno mettendo in rete. Ecco, quello che abbiamo detto è che in questo periodo si è implementato attraverso la cosiddetta decretazione d'urgenza il welfare di emergenza, lo abbiamo chiamato così, a partire non solo dal Cura Italia, ma anche decreti precedenti del Cura Italia e quelli che sono arrivati successivamente. Basti pensare al decreto liquidità per le imprese, basti pensare al prossimo che deve arrivare, il cosiddetto decreto aprile. Poi facciamo un appello al governo perché tra qualche giorno non lo potremo nemmeno più chiamare decreto aprile perché siamo ormai a maggio, quindi sarebbe opportuno che si accelerasse anche su questo tipo di provvedimento che è molto molto atteso. Ed è molto atteso perché, ripeto, fino adesso si è configurato un welfare di emergenza. Pensiamo alle 9 settimane di cassa integrazione che però tra un po' scadono. Pensiamo ai bonus e ai congedi parentali dedicati alle famiglie, i 15 giorni, i 12 giorni in più per la 104 per chi ha un disabile in casa, ma pensiamo anche che sono stati chiusi i centri semiresidenziali e quindi i cosiddetti centri diurni, e quindi abbiamo in casa, come dire, quelle persone che prima invece avevano, come dire, una accoglienza all'interno dei centri, ma questo vuol dire gravare sulle famiglie. Per questo, ad esempio, il Cura Italia prevede che è possibile che le ULS attivino dei servizi indifferibili per queste persone qua e i comuni possono utilizzare il personale disponibile proprio per cercare di dedicare a loro un servizio domiciliare. Ma lo stesso anche per quanto riguarda tutta una serie di altri servizi, ha la possibilità di utilizzare la legge Gasparini per quanto riguarda i mutui. E lo stesso stiamo chiedendo anche per quanto riguarda gli affitti, cioè di quelle famiglie che si sono trovate in difficoltà a causa del Covid. Noi abbiamo lanciato oggi una serie di proposte da poter discutere anche con le amministrazioni locali, dalla solidarietà alimentare e quindi cercare di armonizzare un po' meglio i criteri di distribuzione dei bonus spesa. Abbiamo visto e abbiamo fatto l'elenco di tutte le delibere che sono state fatte. In tal senso ci sono criteri molto disomogenei tra un comune e l'altro. C'è un comune che mette un limite di risorse all'interno di conto corrente di 3.000, ma trovi quello che arriva fino a 10.000. Quindi, come dire,
c'è veramente molta, molta disparità e la domanda che cerchiamo di inviare ai nostri amministratori è quello di cercare di armonizzare al meglio questi tipi di provvedimenti. Ma pensiamo anche che abbiamo la necessità di potenziare i pasti a domicilio. Dicevo prima, tutte quelle persone che prima stavano nei centri semi-residenziali Esatto, e che infatti. oggi sono a casa, hanno bisogno di una maggiore assistenza domiciliare, quindi potenziare l'assistenza domiciliare, potenziare i pasti a domicilio, cercare in qualche modo anche di attivare quei servizi, abbiamo detto, telefonici di supporto psicologico alle famiglie, agli anziani, ma pensiamo anche alle neomamme, a quelle che si trovano in gravidanza e sappiamo quanto è complicato, come dire, vivere una gravidanza in un periodo come questo. C'è bisogno di un supporto psicologico. Ma abbiamo anche tentato di proporre una serie di altre iniziative che vanno dalle mappe interattive per gli esercizi commerciali che effettuano le consegne a domicilio. Molto spesso non si sa chi siano. Ecco, mettere in rete e gli enti locali potrebbero farlo, come dire, aiuta e agevola anche chi vuole avere la possibilità di fare una spesa, ma che gli venga portata a domicilio. La costruzione materiale delle piattaforme di materiali didattici con le scuole, Ah, con beh, le questo. biblioteche, quindi per la lettura anche delle fiabe e delle attività di gioco per i più piccoli, perché ce li troviamo a casa. Insomma, adesso io ne ho due a casa, so benissimo cosa Cosa vuol vuol dire dire? avere due bambini a casa, e quindi cercare di aiutarli anche a transitare un periodo di questo tipo così difficile. La distribuzione porta a porta delle mascherine con la cartografia delle consegne, con gli orari delle consegne, l'assistenza ai senza fissa dimora, anche solamente per gli indumenti, per gli abiti di ricambio, oltre che ovviamente per i DPI e così via. Cioè di cose e se ne possono fare tante. Al Certo. riguardo devo dire che gli enti locali si sono trovati anche in difficoltà dal punto di vista economico, l'ANCI l'ha detto, insomma, Sì. nel mese di marzo abbiamo avuto un crollo delle entrate tributarie tra tributi e tariffe pari a 600 milioni di euro. Non è un caso che c'è una trattativa in corso dell'ANCI con il governo, dove l'ANCI ha chiesto un anticipo, quantomeno un finanziamento di 5 Sì. miliardi di euro proprio per questo crollo delle entrate, per dare liquidità. Il governo ha già fatto una serie di provvedimenti che vanno segnalati, dall'anticipo del fondo di solidarietà comunale, il 66% è stato anticipato, quindi sono Certo. parecchi miliardi di euro, 4,3 miliardi di euro che sono già stati consegnati ai nostri comuni. Abbiamo detto prima la spesa E quindi alimentare per 400 milioni. Quindi, già insomma, molto è stato fatto, secondo voi, quindi si tratta appunto che tutto entri un po' a regime. sì, ci sono una serie di provvedimenti che sono stati fatti per mantenere la liquidità dei nostri Certo. comuni, perché, ripeto, il crollo delle entrate c'è stato. Certo. E basti pensare anche alla sospensione di mutui attraverso la Cassa Depositi e Prestiti o attraverso l'Associazione delle Banche Italiane. Sono anche lì, come dire, 1,6 miliardi che sono stati posticipati nel tempo. Certo. Certo. Io devo Quindi, interromperla un attimo perché siamo giunti al termine. sì, lascio finire certo. la frase, quindi. Sì, quindi i comuni hanno ragione, come dire, nel dire che è un periodo complicato anche per loro. Dei provvedimenti di liquidità sono stati fatti e anche noi stiamo spingendo sul governo perché altri ne vengano fatti, perché Certo. se non c'è liquidità nelle casse comunali, ben difficilmente possono esserci i servizi. È chiaro che quelle risorse inferiori certamente a quelle dei periodi passati, ancora di più oggi devono essere orientato verso chi ne ha bisogno. Perfetto, grazie Renato Bressan, grazie molte. Buon proseguimento a questo punto, buon lavoro perché so che comunque l'attività vostra, anche se ognuno dalle proprie sedie, è continua e costante. A voi cari telespettatori lo speech è presente in tutte e risponde quindi al telefono, anche se le sedi non possono ricevere le persone se non su appuntamento. E quindi se avete bisogno di qualsiasi cosa, chiamate. Detto questo, io vi lascio alla pubblicità, poi ci vediamo perché la trasmissione continua con altre interviste. Tra poco.